cioè ci mettiamo un po' a disegnare. Bene? Allora vi chiederei di chiudere gli appunti in maniera tale che non prendete spunto da i miei appunti, se li avete stampati, in maniera tale che non prendete spunto, e ci divertiamo a fare questi disegni. Allora adesso vi chiedo di fare questi 9 disegni sul foglio, va bene? Quindi si tratta di fare il disegno di elevato a lambda t, t per elevato a lambda t, e poi elevato ad alfa t coseno di omega t. Ok? Proprio studio di una funzione.
vediamo le prime tre in maniera tale che poi se qualcuno, perché le prime tre servono poi per, soprattutto per le ultime, vediamo le prime tre e poi vi lascio un qualche altro minuto. Allora, lambda reale elevato a lambda t è una funzione che vale 1 nell'origine e diverge, ok? Lambda uguale a 0 è una funzione che vale 1 indipendentemente dal tempo, che è elevata alla 0 vale 1, ok? A questo punto dedichiamo due paroline a e elevata a lambda t con lambda minore di 0. Dal punto di vista, diciamo, grafico, è quella la funzione elevata a lambda t, nell'origine vale 1 e poi converge a 0 per t che va all'infinito. Diamo un'interpretazione dal punto di vista dinamico a questo punto. Elevato a lambda t, se io calcolo la derivata, e la derivata la che è una funzione ovviamente del tempo e la calcolo per t uguale a 0, io posso disegnare questa retta, l'ho fatto malissimo perché qua deve essere tangente, questa retta, e questa retta interseca l'asse delle ascisse in un punto che io chiamo tau. Questo punto tau è uguale a meno 1 su lambda. Per farlo, ragazzi, è semplicemente analisi 1, faccio la derivata, calcolo l'intersezione, eccetera, eccetera. Ora, e c'è anche scritto fatto. Ora, cosa è importante? Dal punto di vista ingegneristico, capire quando questa funzione si annulla. Matematicamente non si annulla mai l'esponenziale. Il limite per t che vale all'infinito tende a 0. Però per me questa è andata a 0 dopo 3-4 tau. Va bene? Allora, praticamente estinto, praticamente scritto in italico. Io ovviamente con una funzione posso essere precisissimo, posso dire quanto vale 0,001, qual è il valore esatto rispetto a tau, però a me non interessa perché poiché il modo sarà combinato insieme ad altri modi, perché viene da un processo di modellistica e di identificazione in cui i coefficienti sono sicuramente approssimati, che io qui mi metta a spaccare il capello ha poco senso. Siccome serve un'informazione pratica, rimango nel pratico e posso dire che questo modo è praticamente estinto dopo 3-4 costanti di tempo. Va bene? Questa è l'informazione che mi dà il lambda nel momento in cui, diciamo, è minore di 0, quindi appartiene, vabbè, in questo caso reale minore di 0. Qui ho anche disegnato il 4 tau dove si trova. Si trova in questo punto qua, ok? Adesso ho semplicemente disegnato le due funzioni sovrapposte quando i due autovalori sono entrambi, a parte reale negativa, ma hanno moduli diversi, giusto per far vedere e lasciarvi proprio graficamente che più sono a sinistra e più sono veloci. È chiaro, tau è l'inverso di lambda cambiato di segno, ok? Per cui più li butto a sinistra più il lambda è alto in valore assoluto e quindi meno 1 su lambda è piccolo. Tau è proprio espresso, la costante di tempo espressa in secondi. Va bene? Questo è per quanto riguarda i primi tre. Vabbè, facciamo pure quelli doppi e poi vi lascio fare quelli complessi coniugati. T per elevato a lambda t parte da 0 e diverge. Ma, per t uguale a 0 vale 0, ok?
Dopodiché ho il prodotto di due funzioni che entrambe che divergono, per cui non devo fare nient'altro che fare qualcosa che è molto simile a elevato a lambda t dal punto di vista grafico. Se invece io ho t per elevato a lambda t con lambda uguale a 0, elevato a lambda t vale sempre 1, rimane solo t, e t è una retta, ok? Banalmente una retta. In particolare, se io disegno, diciamo, con gli assi, vabbè, comunque in particolare è anche la bisettrice, no? In questo caso. Invece quando io ho un modo del tipo t elevato a lambda t con lambda minore di 0, quello che succede è che per t piccolo io ho elevato a lambda t che è circa 1, poco minore di 1, e t che parte da 0 ed è un numero piccolo, per cui per t piccolo è dominante la funzione polinomiale t, poi diventa dominante elevato a lambda t con lambda negativo, per cui dopodiché questo modo diverge, una piccola parte in cui cresce e poi decresce. E vi lascio qualche minuto per gli altri tre, va bene? Perché a questo punto, perché vi lascio qualche minuto per gli altri tre? Perché guardate, per chi non ha disegnato i primi tre, guardate, elevato ad alfa t è esattamente elevato a lambda t, perché qui lambda per ipotesi era reale, questa è la parte reale, ok? Quindi vi aiuta questo a disegnare gli altri tre. Quasi tutti avete disegnato subito le funzioni, perché? Beh, perché a questo punto è chiaro che io ho una funzione elevato ho una funzione limitata coseno che moltiplica la funzione elevata al fatto che abbiamo appena studiato. Per cui questo significa che, diciamo, la eventuale divergenza nel caso di parte reale maggiore di 0 viene ovviamente data dalla componente esponenziale, e il coseno è una funzione, diciamo, sinusoidale che va da meno 1 a 1. Per cui per disegnare questa funzione, diciamo, la cosa che posso fare per aiutarmi è disegnare l'inviluppo, ossia io disegno elevato alfa t e meno elevato ad alfa t, che sono disegnate in grigio sugli appunti, e poi diciamo, la mia funzione è la funzione esponenziale con moltiplicato per il numero che periodicamente va da 1 a meno 1, va bene? Ovviamente poi ci sta sempre una fase iniziale, in questo caso io sto disegnando il modo senza la fase, per cui questo è il disegno che dovreste fare. Beh,
alfa uguale a 0 significa disegnare un coseno, e questo è il coseno, ok? Ma se io cambio il valore di omega, in questo caso ho disegnato i due modi con alfa uguale a 0 e omega diverso, così avete sott'occhio il comportamento dei due. Bene. Alfa minore di 0, faccio lo stesso ragionamento, disegno l'inviluppo e poi all'interno dell'inviluppo disegno lo esponenziale moltiplicandolo per la funzione coseno, che va da più 1 a meno 1 periodicamente, per cui questo è quello che mi aspetto. Adesso però, sempre graficamente, sono interessato a vedere con la stessa parte reale, ma con una diversa parte immaginaria, cosa cambia. Beh, l'inviluppo è lo stesso, va bene? E invece cambia, diciamo, il contenuto, se volete, frequenziale. Il modo estingue con lo stesso, dopo lo stesso intervallo di tempo, perché se io associo una costante di tempo e dico che questo è andato a zero quando è passato, diciamo, 4 volte, 3-4 volte tau, dove tau lo vado a prendere da meno 1 su alfa, allora i due modi vanno a zero dopo lo stesso intervallo di tempo. Hanno ovviamente massimi e minimi diversi perché la parte immaginaria è diversa. Se invece io lascio la stessa parte immaginaria ma cambio la parte reale, questo è quello che vedo. Ovviamente stanno cambiando i due inviluppi, quello a sinistra è più veloce, però raggiungono gli estremi relativi negli stessi intervalli di tempo. Ok, questa è la mappa dei modi, così come la trovate in ogni libro di testo, in cui in una sola figura sono riportati un po' quasi tutte le informazioni che servono. Va bene? Questo è per autovalori distinti. Questo è quello per gli autovalori doppi, in realtà qua lo devo scrivere meglio per i motivi che ci siamo detti. E adesso facciamo la stessa cosa nel tempo discreto. Quindi vi lascio il tempo per disegnare queste funzioni che adesso non sono 9 ma sono 11. Va bene? Quindi la prima è lambda alla k con lambda maggiore di 1, lambda uguale 1, lambda appartenente all'intervallo 0, 1 esclusi gli estremi, lambda appartenente all'intervallo meno 1, 0 esclusi gli estremi e lambda uguale a 0.
chi l'ha stampata, beh, ormai l'ha stampata, però qualcuno lui sta seguendo il tavolo, mi ha dato una posizione senza questo. Allora, vediamo un po'. Lambda alla k con lambda maggiore di 1 diverge. Lambda alla k con lambda uguale ad 1 è una funzione che ha sempre valore unitario perché è 1 elevato alla k. Se invece disegno lambda elevato alla k con lambda appartenente a 0, 1 esclusi gli estremi, quello che io ottengo è questa funzione qui. Allora guardate, io ho usato il comando in MATLAB stem, è il comando che, se vedete, fa questo disegno un po' strano, cioè parte da dall'asse delle ascisse e poi fa un pallino intorno al valore. Non ho voluto usare il plot, potevo fare il plot solamente dei punti, ma non con la linea per i motivi che ci siamo detti. Questo qui, secondo me, fa leggere diciamo, la funzione, e io riconosco che qualitativamente questa funzione è molto vicina a un esponenziale. Ora, l'asse delle ascisse adesso sono numeri interi e sono, diciamo, i campioni del dominio del tempo. Questa non è una funzione, questa è una sequenza, va bene dal punto di vista matematico. Però, quindi, non ha senso parlare di inviluppo perché non è proprio definito fra un campione e l'altro. Però, se io, diciamo, vado a campionare un esponenziale in maniera opportuna, ottengo proprio la stessa forma d'onda, la stessa funzione. E la costante di tempo la posso in qualche modo introdurre per analogia con il tempo continuo, anche se devo fare molta attenzione. Allora, che cosa faccio? Lambda elevato alla k, io voglio far entrare in gioco l'esponenziale, per cui che faccio? Faccio l'esponenziale, la sua funzione inversa, e ho elevato al logaritmo naturale di lambda elevato alla k. Per le proprietà dei logaritmi di questo elevato alla k, il logaritmo naturale di lambda, io vorrei trovare una parentela con e elevato a lambda t, però lambda non me lo fate scrivere perché lo sto usando per questo, elevato, se lambda è meno 1 su tau, vorrei trovare una parentela con elevato a meno t su tau, ma a questo punto io vedo che questa parentela c'è perché in qualche modo io ho il logaritmo naturale di lambda, lo posso porre uguale a meno 1 su tau, ok? Perché k e t giocano il ruolo di variabile temporale, e per semplice analogia metto questo. Ma allora questo che cosa significa? Significa che in qualche modo io ho una parentela con la costante di tempo. Facciamo attenzione, meno 1 sul logaritmo naturale di lambda, il numero reale, noi ragioniamo in campioni, per cui dovremmo prendere l'intero più vicino, va bene? Per lambda piccoli questo numero, diciamo, è piccolo, e quindi fra 1, 2, 3 campioni l'approssimazione diventa eccessiva e, diciamo, l'analogia si perde un po', bene? Quindi per lambda vicino all'unità, ma minore di 1, questa analogia è molto forte, per cui il concetto di costante di tempo in qualche maniera viene a trovarsi
non in meno 1 sul lambda, ma in meno 1 sul logaritmo naturale lambda. Questo, diciamo, rende più difficile la lettura della costante tempo nel tempo discreto, perché c'è questo logaritmo che, diciamo, è chiaramente una funzione non lineare. Nel tempo continuo, se io raddoppio il modulo di lambda, sto dimezzando il tau, va bene? Per cui è più facile, quindi se io ho lambda 2 che è uguale a 2 volte lambda 1, io posso dire che tau con 2 è uguale a 1/2 tau con 1. Questo lo posso fare nel tempo continuo, va bene? Per cui è più semplice ragionare mentalmente con le costanti tempo nel tempo continuo. Nel tempo discreto è meno intuitivo, perché questo logaritmo naturale fa sì che ci siano a piccole variazioni nell'intorno di 1 corrispondono piccole variazioni costanti di tempo, poi quando andate verso 0,5 e 0,4 corrispondono enormi variazioni costanti di tempo, per cui diventa poco gestibile. Però questa analogia esiste ed è questa, può essere anche molto utile, va bene? Soprattutto se il passo di campionamento è piccolo. Questo disegno serve solamente per avere graficamente l'idea di dove sono i modi veloci nel tempo discreto. Mi sposto verso zero e ho modi sempre più veloci. Ricordate anche il passaggio, la mappatura SZ, il semipiano reale negativo. Se io lo accartoccio sul cerchio unitario, lo zero diventa 1 e poi, diciamo, ho una corrispondenza con le mappature a seconda di quelle che abbiamo studiato, oppure z uguale elevata a st, se vi ricordate quei concetti. Ok, se io metto il mio autovalore nell'intervallo meno 1, 0, io ho un qualcosa che ha lo stesso inviluppo del corrispondente autovalore di positivo, ma che cambia segno ad ogni campione. Non esiste nel tempo continuo questo modo, va bene? Semplicemente non esiste. Nel lambda alla k con lambda uguale a 0 è, diciamo, un modo che vale 1 nell'origine e sempre 0. K per lambda elevata alla K meno 1 con lambda maggiore di 1 diverge. K per lambda elevata alla K meno 1 con lambda uguale 1 è una retta, va bene? L'analogia col tempo continuo è più che forte. K per lambda elevata alla K meno 1 compreso fra 0 e 1, beh, ancora una volta io ci vedo proprio l'inviluppo di T per elevata a lambda T. Bene, con lambda in quel caso appartenente al semiasse reale negativo, e in questo caso con lambda appartenente a 0,1. Se prendo invece una coppia di valori complessi coniugati con modulo maggiore di 1, vabbè, divergono moltiplicandosi per una sinusoide, per cui alla fine con grandi variazioni. Se mi metto in modulo unitario ho proprio il campionamento di una sinusoide, va bene? E le alte frequenze le ottengo aumentando la fase del punto che è sulla circonferenza unitaria. Quindi i ragionamenti sono assolutamente analoghi, e se ricordo il passaggio SZ io, diciamo, ritrovo tutte quante le analogie in questi grafici. Se il mio autovalore è complesso coniugato con modulo minore di 1, ottengo esattamente una funzione, diciamo, potenza moltiplicata per il seno. Qualcuno la funzione potenza la chiama esponenziale discreto, l'inviluppo è quello, va bene? Quindi se voi fate l'inviluppo viene esattamente quello. Analogamente, questo è un disegno che ha lo stesso modulo ma fase diversa per
toccare con mano come la costante di tempo sia la stessa, ma cambia solamente il punto in cui vengono toccati gli estremi relativi. E qua ho fatto la mappa dei modi tempo discreto, che sono, diciamo, quelli che abbiamo visto. Va bene? Questo è il caso in cui è lambda elevato alla k, e questo è il caso k per lambda elevato alla k meno 1. Quindi, che magari non li abbiamo disegnati tutti, ma non è neanche così importante. Noi non andremo mai a lavorare qua, perché, diciamo, non c'è motivo. Se io scrivo un modello nel tempo continuo e poi lo campiono e ricordo le regolette che e poi devo impiegare un controllore digitale, per esempio, quindi poi o campiono il controllo o campiono il processo e faccio un progetto nel tempo discreto, se ricordo le considerazioni fatte sul passo di campionamento, io cercherò di lavorare sempre e solo in questa zona qua, va bene? Ma diciamo, non c'è motivo a me noto per avere degli autovalori desiderati in questa zona, né conosco dei modelli fisici che abbiano autovalori in quella zona. Bene, quindi matematicamente li studiamo, ma il nostro interesse ingegneristico è quello di stare qui. Chiaramente esistono dei casi specifici in cui io voglio l'autovalore più piccolo possibile, cioè uguale a zero, voglio andare a regime in un campione, sì, si può studiare, noi non lo facciamo, ci sono casi in cui può avere senso farlo. Ok? Sì, sì, questi sono disegni che ho partorito ieri e l'altro ieri, ma non cambiano niente. Allora, con questa lezione, diciamo, di stamattina, leggera, perché l'analisi modale tempo discreto era una ripetizione di quello che abbiamo fatto la volta scorsa, e questa è un'esercitazione di analisi 1, noi finiamo il primo terzo, diciamo, del corso, perché concettualmente è diviso in queste tre fasi, come dicevo. La prima fase è proprio di base, quindi adesso chiudiamo con i concetti di base, va bene? Oggi pomeriggio e le tre lezioni la settimana prossima sono particolarmente, diciamo, secondo me importanti, perché cominciamo con concetti delle proprietà strutturali dei sistemi dinamici in spazio di stato che non avete mai visto, va bene? Il concetto di raggiungibilità e osservabilità saranno nuovi completamente. Quindi è bene dedicare una giusta attenzione, e per fortuna sono capitate quel paio di settimane in cui avete un po' di minor tensione su questo corso, perché la parte di teoria non la facciamo, e avete quindi modo di eventualmente rivedere questi concetti, perché poi, diciamo, si entra nell'ultimo terzo in cui vediamo proprio le applicazioni ingegneristiche. Vabbè. Quindi che facciamo adesso con l'aula? Vabbè, buon appetito, ci vediamo alle 2. Con l'aula volete rimanere qua o chiudo? Vabbè, allora.